Come noto, la giornata della memoria è stata istituita dall'ONU nel 2005 e dall'Italia ancora prima, nel 2000. Essa cade quest'anno in un momento particolare, in un momento difficile e delicato, in cui ci sono ben due guerre che riguardano l'Europa da vicino, quella lanciata da Putin contro l'Ucraina 2 anni fa ormai e quella più recente di Israele contro Hamas, seguita al 7 ottobre, al massacro del 7 ottobre. Si levano voci addirittura per l'abolizione della giornata della memoria, voci che vengono da due parti. Da una parte da quanti pensano che in qualche modo gli ebrei non abbiano più il diritto a essere ricordati dopo quello che succede a Gaza, ed è un'affermazione che si avvicina molto ad affermazioni antisemite, e dall'altra invece quelli che si dicono: ma se questo sta succedendo, la guerra e poi questo diffondersi dell'antisemitismo, allora forse bisogna ripensare alla memoria, bisogna ripensare al modo e al momento in cui l'abbiamo esercitata, in cui abbiamo cercato di costruire un insegnamento che di questa memoria facesse anche un monito per il futuro, un monito contro il razzismo, contro l'antisemitismo, contro l'odio. Ecco, fra tutte le soluzioni che cerchiamo di dare faticosamente a questo problema del come andare avanti nella memoria, quella delle pietre d'inciampo sembra forse la più interessante. Inventate da un artista tedesco, Demnig, negli anni 90, sono dei sempietrini d'ottone che segnalano, poggiati radicati nel terreno, i luoghi da cui sono partiti i deportati, le case da cui si sono allontanati verso la deportazione. Ecco, questa scelta di una sorta di museo diffuso in cui le case da cui sono partiti i deportati siano segnalate, in cui ciascuno inciampi in questa memoria, forse può essere uno dei modi con cui si potrà cambiare il modo in cui la memoria si esprime, si potranno cambiare i meccanismi della memoria, si potrà anche forse arrivare a una maggiore accettazione da parte dei giovani, un maggiore sentimento di partecipazione nei confronti di questa memoria. Le pietre d'inciampo sono ormai tantissime, in moltissime città tedesche, in moltissime città italiane, basta inciampare in questi sanpietrini perché il ricordo torni alla Shoah. Ecco, forse questo è un modo per uscire da questo dilemma.